Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Non è che questo è Alex Domenichini, si chiama quasi uguale, ma è il maestro Alessio Domenichini che tra l'altro tempo fa ha insegnato la professione. Purtroppo ho avuto un impegno urgente, Alex Domenichini, e non ha potuto presenziare alla serata. Si scusa veramente con tutti e comunque è andato con un suo valido collaboratore, lo giudicheremo poi alla fine se sarà tale. Il tema della serata ormai lo conoscete tutti, è inerente al referendum che si svolgerà il 12 e 13 giugno e ovviamente la tematica che noi più sta a cuore è quella sull'acqua, che tratteremo ampiamente. Avete avuto modo anche di vedere l'assemblea mandata in onda da Teleguario e tra l'altro mi dicono che quando ho parlato io non è sparito l'audio, e dunque quasi come una forma di boicottaggio verso il sindaco di Osimo. No, scherzo, sono problemi tecnici che possono succedere. Ovviamente noi, cogliendo l'invito di Alex Domenichini, poi nella figura di Alessio Domenichini, abbiamo optato anche per una serata proprio presso il nostro comune per motivare e sensibilizzare la partecipazione al referendum che si svolgerà domenica prossima. Non voglio dilungarmi, lascio la parola ad Alessio Domenichini e lo ringrazio fin d'ora per il suo contributo che ci porterà stasera. Ok, buonasera a tutti. Mi metto io avanti, per dire stare meglio a dialogare, se poi... Lo lascio i ringraziamenti per il presente, eccetera, considerate di essere ringraziati. L'incontro di questa sera, come diceva già il sindaco, vuol fare i conti con quello che sta succedendo, cioè su questo discorso del referendum, e l'idea è quella di cercare di spiegare perché dobbiamo impedire che questa legge che è stata approvata entri in vigore. E non è di avere un discorso ideologico perché qualcuno è di destra, qualcuno è di sinistra, qualcuno è di centro. Pensiamo che sia un problema che ci riguarda tutti e parte da una constatazione, il no a questa legge che prevede la privatizzazione. Qualcuno dice una liberalizzazione dell'acqua. Poi vabbè, c'è quello sul referendum sul nucleare, quello sul legittimo indipendente. Ma perché no? Beh, per un motivo molto semplice, apparentemente banale, perché l'acqua in molte situazioni è già stata privatizzata. Si tratta di andare a vedere che cosa è successo quando è stata privatizzata. Allora, dire se questa cosa ci va bene o meno. E allora, permettetemi due brevi osservazioni a monte che riguardano certo quello che succede con la privatizzazione dell'acqua, ma per un momento ci alziamo un pochino e vediamo che cosa succede fuori dall'Italia, perché succedono cose che probabilmente dovrebbero mandare a crisi. Nel mondo, tutti gli anni, circa 5 milioni di persone muoiono o per mancanza d'acqua o perché hanno solo acqua da buttare. 5 milioni. Noi tutti gli anni, il 27 di gennaio, celebriamo la Shoah e il ricordo dei 6 milioni di ebrei massacrati dai nazisti. Giustamente ricordiamo, però se ci rendiamo conto che tutti gli anni, bambini, anziani, donne, 5 milioni muoiono tutti gli anni, qua c'è una Shoah,
però siccome hanno un altro colore della pelle, siccome sono distanti da noi, di fatto ci comportiamo come se questi non esistessero, come se fossero dei fantasmi. Non ce ne può importare di meno, magari se ci rendiamo conto e ci riflettiamo, diciamo ma siamo matti a tollerare questa roba qui. Però è quello che succede tutti gli anni. Io faccio solo un brevissimo esempio, mi ricordo di aver fatto qualche anno fa con mio nonno, con gli amici, un viaggio in Italia, dove abbiamo visto che cosa succede. Una cosa molto semplice, c'è una grossa multinazionale americana alla quale il governo ha di fatto venduto due fiumi che passano in mezzo a una serie di villaggi di contadini che vivono a livello di sussistenza, coltivando poco terreno e allevando, che so, una mucca, due capre e qua. Nel momento in cui l'acqua è stata di fatto regalata a questa società multinazionale americana, è successo una cosa molto semplice. Questa ha deviato i fiumi perché doveva irrigare delle zone desertiche, e da quel giorno i contadini, se volevano l'acqua da bere o per da bere gli animali o per irrigare i campi, dovevano pagarla. Risultato, abbiamo visto interi villaggi praticamente spopolati. La gente non ce la fa più perché non ha soldi, partono, vanno a finire nelle periferie delle grandi città e in balia cercando un lavoro, che poi questo lavoro significhi aggregarsi alla società e in gruppi mafiosi, se significa spacciare droga, se significa, uno si muore di fame, può anche fare questo. Gli altri, molti, partono, vanno via. E vedete che una delle cause del fatto che poi noi ci lamentiamo perché arrivano dal sud del mondo, magari anche dall'Africa, dall'America Latina, questi migranti, forse bisognerebbe chiederci se in qualche misura il nostro modo di vivere, il nostro continuare a dire che è giusto che chi ha i soldi faccia quello che gli pare, questo ha come risultato questo. Lasciamo stare il discorso dell'Africa, tanto è vero che l'anno scorso, e ho finito questa prima parte, l'ONU ha dichiarato, leggo una riga, l'accesso all'acqua potabile pulita di qualità è un diritto dell'uomo indispensabile per il godimento pieno del diritto alla vita. Diritto all'acqua uguale diritto alla vita. Quei 5 milioni di disgraziati che tutti gli anni muoiono non hanno il diritto alla vita. Proprio il presidente della conferenza episcopale italiana, Mariano Procino, ha detto, ha scritto una lettera: l'acqua è un bene di tutti, bisogna sempre avere cura di tutti i beni comuni perché rimangono e siano la salvaguardia e la caratteristica come bene di tutti. Quindi, ecco, questo è il panorama mondiale. In Italia la cosa parte da lontano, lo riassumo brevemente, parte dal 1994 con una legge che prevede tre cose. Uno, l'acqua non è più un bene comune, ma è una merce sulla quale chi la possiede può tirare profitto. Quindi se un privato riesce ai soldi, riesce. Due, costi per mantenere gli acquedotti, per fare in modo che l'acqua possibilmente sia depurata, eccetera, non vengono, se è pubblica, non vengono presi dalle tasse.
e quindi in genere con le tasse dovrebbe pagare di più chi è più ricco. No, i costi per la manutenzione vengono scaricati sulle tariffe. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi consuma di più paga di più. È chiaro che se uno ha 5 figli, è chiaro che userà più acqua e quindi pagherà di più. È una specie di tassa, è una tassa sulle famiglie numerose, per esempio. L'altra cosa che invece aveva un suo significato era quella dell'introduzione di quello che si chiamava, quello spiegato, il cosiddetto servizio idrico integrato. Si era visto che in Italia ogni comune, non solo ogni comune, ognuno si gestiva la propria cosa. Si gestiva l'acqua, il proprio acquedotto, le proprie fognature e anche la respirazione. C'era quella che si chiama la frammentazione. E allora introduce questa legge il cosiddetto ATO, che è una cosa molto semplice. Diceva la legge, i vari comuni di una zona si riuniscono, danno vita ad un gruppo, ad una società pubblica che si chiama ambito territoriale ottimale, cioè una zona omogenea, dove insieme gestiscono la risorsa acqua. Questo nel 1994. E arriviamo all'ultimo, il decreto Ronchi della legge 15, l'articolo 15 della legge 166 del 2009, che prevede alcune cose piuttosto specie di tranelli. Primo dice, siamo stati obbligati a fare questa cosa perché l'Unione Europea ci obbliga a farlo. Ovviamente quando è stato chiesto di dimostrare questa roba sono andato in tilt perché non è vero che l'Unione Europea obbliga. La seconda cosa si dice, attenzione, non è vero che noi privatizziamo, noi liberalizziamo. Che cosa vuol dire in sostanza? Vuol dire semplicemente questo: l'acqua rimane pubblica, però la affidiamo, la sua gestione la affidiamo a un privato. E è previsto che entro il 31 gennaio le società, chiunque che gestiranno l'acqua pubblica, devono al 40% per il primo anno essere private. E le tariffe le gestiscono i privati. E quindi poi, dice la legge, si andrà a aumentare la tariffa. Perché? Ecco, si dice che l'acqua rimane pubblica, quindi, però se voi ci pensate un attimo, se io affido la gestione dell'acqua per 30 anni ad un privato, io se voglio l'acqua non posso scegliere a chi mi rivolgo, è l'unico che gestisce e basta. Siamo quindi in una gestione che è assolutamente una cosa privatizzata ed è assolutamente fuori dal mercato, perché neppure la concorrenza esiste più. C'è questa roba. La data decisiva, dicevo, è il 31 di gennaio, di dicembre di quest'anno.